Partirei da qui, dal tema della coerenza in politica e nella politica. Che cos'è la coerenza? Che volte è una domanda che mi è stata posta anche in occasioni pubbliche. Se la coerenza è stare sempre all'interno di un partito, se coerenza è stare sempre all'interno di uno schieramento, se la coerenza è non abbandonare mai una poltrona o una postazione. Secondo me la coerenza sono gli ideali. La coerenza è la vita che ti scegli, la coerenza è credere nei valori della giustizia, della solidarietà, dell'uguaglianza, della libertà, la giustizia è lottare perché si riducano le distanze tra i popoli, che chi è ricco dia qualcosa ai poveri. La coerenza sono le battaglie, sono le lotte, sono i diritti, è la giustizia, è quella anche di mettere in conto di sacrificare la propria vita per i tuoi ideali. Questa è la coerenza e certe volte capita di guardare con criticità le situazioni contingenti che affiancano le battaglie di una vita e proprio per quei valori e per quella coerenza di cui ho parlato. Ma partirei da qui anche per analizzare il rapporto con Antonio Di Pietro, il rapporto con Italia dei Valori. Voglio fare con un video perché in queste ore si estrapola una frase, si coglie un accento, si vede una risposta come un fatto lapidario e non come una risposta magari a una domanda che non è necessariamente seria, ma è semiseria, i contesti, gli ambienti, i momenti, le lotte, la lotta politica, la contingenza. Io non so se Antonio abbia percepito fino in fondo quanto profonda sia la lealtà umana che Luigi De Magistris ha per Antonio Di Pietro, che conta di più delle alleanze, delle contingenze, dei momenti di litigio, di difficoltà, ma anche di contrapposizione su temi importanti. Io ero fortemente isolato in un contesto difficilissimo in cui Mancino e compagni stavano decretando la mia fine di pubblico ministero in Calabria quando Antonio Di Pietro mi tese la mano. Antonio Di Pietro mi tese la mano quando molti politici che oggi chiedono di incontrarmi erano pronti a darmi l'ultima colpo di sciabola sulla testa per farmi definitivamente decapitare. Allora per me questo conta più di ogni altro. E questo aspetto, questo presupposto, questa condizione iniziale, questo stato d'animo è stato sempre la linea di confine che ha dettato anche le critiche che ho sempre fatto ad Antonio Di Pietro, perché io credo che tra persone che si vogliono bene, nei legami forti, nella vita privata come nella vita pubblica, tu da un amico, da una persona che ti vuol bene, che ti è leale, ti aspetti che ti dica le cose che non vanno, non che ti faccia dire compagno Brežnev è tutto a posto quando l'Unione Sovietica sta per crollare. Quindi alcuni temi sono stati detti sempre ad Antonio. E oggi, per esempio, senza volere in un video che diventa altrimenti pesante raccontare quello che si è fatto, dico quello che secondo me bisogna fare oggi. Oggi Antonio Di Pietro ha tutte le possibilità per rigenerarsi, per ripartire, per trovare una carica dentro, per essere un protagonista della nuova stagione politica, perché lui è uno di quelli che ha combattuto il sistema, ha combattuto le cricche, ha combattuto Berlusconi e il berlusconismo, ha fatto indagini importanti da magistrato, ha fatto lotte politiche importanti, ha fatto anche errori. Negli ultimi tempi attorno a sé si è creato una coltre in parte di cortigiani che fanno assomigliare molto Italia dei Valori a partiti che lui ha combattuto. Adesso è il momento di cambiare, non di fare passi indietro, non di dare lo scettro a qualcuno, non di cedere la poltrona a qualcun altro. Plasticamente io lo vedrei come il mettere un attimo il suo corpo da parte per far transitare quell'onda politica del cambiamento, della voglia fresca di cambiare le cose nel nostro paese e lui diventare uno di questo grande movimento, un coprotagonista, una persona dalla grande esperienza, dalle grandi capacità, dall'intuito, uno che si vuole mettere in discussione insieme a tanti altri. Bene, io oggi vedrei bene un'operazione di questo tipo, vedrei bene che Italia dei Valori dice metto a disposizione il partito, il know-how, l'organizzazione, le sedi per questo progetto più ampio, più forte, più radicale, più aperto, meno verticistico, meno padronale. Questa può essere la strada vincente e chi può negare che una persona come Antonio Di Pietro lo possa fare, possa assumere questa stagione da protagonista? Questo secondo me è il passaggio, perché oggi vedo tantissime donne, tantissimi uomini nel mondo operaio, degli studenti, delle professioni, della legalità, dell'informazione, che si vogliono
candidare, che vogliono smettere di stare semplicemente a fare, semplicemente tra virgolette, con modo onesto e coraggioso il proprio mestiere, ma dare qualcosa in più per il paese, per il bene comune, per la nostra Italia e per le nostre comunità. Queste persone devono trovarsi in un luogo in cui c'è qualcosa di più, di diverso, di più forte, più grande, più profondo rispetto ai partiti, che non è la protesta, solo la rabbia, solo il fatto di voler con una scimitarra cancellare tutto. Ci deve stare lo scassare, ci deve stare il destrutturare, il cancellare, il rompere queste cricche definitivamente, ma dobbiamo anche costruire con una proposta. In questo luogo, con tante cittadine e cittadini, ci deve stare anche l'uomo politico e il cittadino Antonio Di Pietro e tutta quella parte d'Italia dei Valori che ha lottato in questi anni tra i giovani, tra le donne, nei circoli, nelle assemblee, nei consigli comunali, regionali, nel Parlamento, per cambiare il paese. Ma oggi non possiamo pensare semplicemente di fare una rinfrescata Italia dei Valori o aprire Italia dei Valori alla società civile o semplicemente togliere il nome di Di Pietro. Adesso il movimento tellurico in politica è molto forte e i cambiamenti epocali li fanno le persone, i grandi movimenti rivoluzionari sono fatti dal popolo, dalla gente, dalle persone, non dai partiti, né dai governanti, né da chi ha la guida di luoghi in cui si è rappresentato il potere sinora. Quindi io credo che è venuto il momento della svolta e mi auguro veramente che Italia dei Valori, in particolare Antonio Di Pietro, comprendano che una crisi anche del partito è una grande opportunità se uno ha voglia e coraggio di coglierla e non ha paura di perdere anche magari qualche privilegio nel guidare da solo un partito che ha fatto tanto, ma che adesso deve cambiare.